Bella a tutti ragazzi dallo Shock Team, qua è Kevin Shock e Diego Shock. Bella ragazzi, siamo qui oggi con un video di come supportare la squadra o ancora meglio come supportare un compagno di squadra a chiamare la MOA. Per chiamare la MOA, come tutti sapete, dovevamo usare un'arma silenziata, diciamo, e una secondaria che ci dia sicurezza, magari come l'MP9. E comunque la serie specialista, questa è una tecnica comunque che abbiamo adottato da poco, giocando così, per fare un video per voi, di giocare comunque con qualcuno che ti aiuta in un particolar modo. Per prendere la MOA comunque, ripeto, specialista, e le soluzioni di serie che comunque che già sapete. Arriveremo comunque a parlare ora di come si supporta la squadra. Allora, per l'appunto, come supportare la squadra? Allora, vediamo intanto, usiamo delle serie di supporto. Come vedete, stiamo usando WAV e giubbotti antiproiettili. WAV, i WAV ti permettono di avere sempre il radar attivo sulla mappa, quindi per chi in serie sarà molto più facile stare comunque, sapere dove sono i nemici, quindi non farsi colpire le spalle. E i giubbotti per l'appunto servono per aiutarti ad avere un pochettino più salute, in modo tale da, che ne so, delle volte di avere un po' di affidabilità in più, ragazzi. Sì, per non avere magari, ti danno più sicurezza quando vai in mezzo alla mischia o quando comunque ci sono molti nemici, con i giubbotti sei molto più invulnerabile, non sei immortale ma comunque hai una buona salute. Una piccola protezione, ecco. Comunque, dicevo, per la classe che vi consiglio io per supportare la squadra in modo tale da non essere di ostacolo al giocatore che è in serie è per l'appunto un'arma silenziata, in modo tale da non essere visibile sulla mappa ai nemici, e come potete vedere un lanciarazzi comunque che possa distruggere o comunque distruggere le serie di uccisioni nemiche. Magari un Cobra, se uno specialista, può non servire, comunque romperebbe sempre le palle, perché sì, anche squadra, voi fareste più fatica ad arrivare ai giubbotti o all'UAV, perché morireste più spesso. E comunque una C130, un Reaper o qualcos'altro magari potrebbe sempre rompervi le palle quando siete in serie, perché se siete in mezzo alla mischia una C130 spara a caso e vi uccide. E poi per l'appunto, essendo point streak e non kill streak, vi danno l'opportunità di di guadagnare molto facilmente queste serie. Sì. Buttando giù, conquistando una bandiera, buttando giù un aerospia o anche sì, uno WAV, una 130, così guadagnerete comunque un punto. E siccome i giubbotti sono a 5 uccisioni e lo WAV a 4 con supporto, se non usate il flessibile sarà davvero facilissimo arrivarci, non c'è neanche bisogno di farle di fila, perché le uccisioni sulle serie supporto sono accumulabili anche se si muore, quindi non sarà un'impresa, sarà davvero facile supportare la squadra. E i giubbotti, parliamo dei giubbotti in particolare, che si sa che ti raddoppiano comunque la vita. In veterano ti guariscono, appunto, in caso che tu sia ferito, se sei ferito ti guariscono, per chi non lo sapesse, perché io l'ho scoperto da molti giorni, ecco. Sì, non abbiamo scoperto da molti giorni, però abbiamo visto che essendo tutti rossi ti metti il giubbotto, dopo un po' ti va via quella rossura, diciamo, quel sì, diciamo di un'altra cosa non solo valutare è questa, ragazzi. Controspionaggio WAV. Controspionaggio WAV che sarà utile, è utile se il vostro compagno usa magari inflessibile come primo bonus rosso, diciamo, come secondo sì, bonus. Prima di arrivare specialista, in modo tale da non essere visto, ecco. Sì, che magari non ha assassino nelle serie specialista, deve arrivare per forza a 8 uccisioni o 7 di fila per avere assassino. Col controspionaggio darete l'opportunità al vostro amico di non essere avvistato sulla mappa. E può essere una protezione sia per voi, se non avete assassino appunto, sia per tutti gli altri componenti della squadra che stanno cercando di aiutare il vostro compagno che è in serie. Cioè, comunque, come avete capito, per supportare la squadra bisogna essere in un bel gruppetto. In un bel gruppetto, come vedete le serie ora qua sono controspionaggio WAV, drone di ricognizione e WAV avanzato. Parliamo un attimo del drone di ricognizione. All'inizio noi prima di giocare, di farci supportare così, ecco, non abbiamo fatto molte partite, però in un qualche modo
così veramente l'abbiamo facile. Sempre odiato questo l'abbiamo sempre di odiato questo dolore di cognizione, però abbiamo capito, cioè, che se sei, che ne so, a 19, anche a meno, se te ne manca un po' che la MOAB, avere dei puntini fissi sulla mappa è veramente molto utile e puoi dire di avere la MOAB in tasca. Quindi non pensate che il dolore di cognizione sia da nabbo o sia da non so cosa, serve appunto secondo me a supportare la squadra. Questo è il vero modo di supportare la squadra, non usare un bombardiere stealth, come quello che sta arrivando adesso, una torretta robot. Secondo me il modo giusto di supportare la squadra è questo, in particolare per supportare un compagno che, avendo specialista, ha bisogno di qualcuno che lo aiuti a prendere la MOA. Sì, è veramente un grosso aiuto questo. E l'uovo avanzato anche, come vedrete, come sapete tutti, l'uovo avanzato ti dà comunque quella sicurezza, come l'ex Black di Black Ops, anche se non sì, è davvero uguale. È simile, ti indica la direzione dei nemici. Ecco. Ti indica sia la posizione che la direzione in cui stanno andando i nemici, quindi ti è davvero facile. Però sinceramente devo dire che io preferisco, quando sei ticcato dal drone, è molto... Sì, il drone di ricognizione secondo me è davvero utile per aiutare, perché come vedete si etichettano davvero facilmente i nemici. Bisogna essere un po' pratici a guidarlo, ma sì, non è una cosa. Se non l'avete mai usato, vi sentirete un po' impacciati all'inizio, però dopo un po' si prende tranquillamente la mano, ecco. Perché i punti fissi sulla mappa sono davvero comodissimi per chi è in serie. E con questo stile di gioco, adottando questo stile di gioco, in un gruppetto di 5-6 persone, anche 4, risultati arriverà la fatidica MOAB, che vi renderà felici. Magari una volta la lancia uno e una volta la lancia Clara. Quindi ragazzi, dividetevi i compiti e giocate insieme e divertitevi. E non sottovalutate i giubbotti, che se siete in pochi i giubbotti sono la cosa più importante. Dallo Shock Team è tutto. Bella ragazzi.